cordiale saluto a tutti voi spettatori di questa partita Alfa Basket Catania contro Luis Roma. Vai a per il campione di Serie B o 2L2S, girone D. Oggi in campo con la maglia bianca attaccherà dalla destra alla sinistra, posti delle schermi, l'Alfa Catania, padrona di casa. Finora ha conquistato una sola vittoria in questo campione di Serie B nelle prime 6 giornate, quindi è chiamata un pronto riscatto davanti al proprio pubblico dopo le 2 sconfitte consecutive in trasferta a Matera e a Reggio Calabria. Dove invece attaccheranno verso est il posto dello schermo in maglia blu la Luis Roma, squadra della capitale, scuola universitaria che conta su una squadra abbastanza giovane, appunto formata da molti ragazzi che frequentano l'università romana e che invece è arrivato sulle prime con 4 vittorie e 2 sconfitte a quota 8 punti. Sono Roberto Guardone, qui con me seguiamo la partita Chiara Borzio, il commento tecnico. Buonasera a tutti, quindicesima formazione del campionato contro settima, è la Luis Roma, la formazione da battere in questo momento del campionato, appunto come ha detto Roberto, occupante la prima parte della classifica. Perché? Perché Roma è una formazione molto equilibrata, giovane, corre, ha buoni giocatori sia in regia che sotto canestro, questo vuol dire grande capacità di servire assist e raccogliere rimbalzi. Dall'altro lato abbiamo una Catania che si è un po' smarrita nella settimana in cui la diretta avversaria Viola Reggio Calabria sembrava dover addirittura scomparire dalla serie cadetta, e invece Catania ha non figurato bene, di conseguenza è chiamata stasera a fare uno sforzo ancora maggiore contro questa Luis Roma. Vediamo anche gli arbitri. Primo arbitro Nicola Tammaro di Monte Corice, provincia di Salerno. Secondo Marco Palazzo di Campobasso. Al tavolo troviamo segna punti Serena Blundo di Ragusa, osservatore ci sarà Andrea Giacalone, Massimo Sicona di Pozzallo come cronometrista, Simone Cirignano di Ragusa come 24 secondi. Pubblico abbastanza raro oggi qua al Palacatania. In questo momento avremo circa un centinaio di spettatori, ma ancora c'è tempo prima di iniziare la partita. Chiara, comunque Catania come città ha risposto abbastanza bene per le prime partite della squadra, perché c'è stata l'affluenza di pubblico, oggi si aspetta ancora gli arrivi. Il pubblico comincia anche ad entrare, aggiungiamo qualche nota particolare. Fa parte della Luis Alfonso Gebbia, siciliano che ha militato anche nella nostra rappresentativa regionale, figlio d'arte appartenente alla famiglia appunto dei Gebbi, allenatori e giocatori in passato della Virtus Ragusa, quindi per lui un ritorno in Sicilia che non è il primo. Qualche altra nota che riguarda la Luis è la capacità finora dimostrata di saper giocare bene e vincere sia in casa che fuori casa. Infatti le partite vinte a Roma sono state 2, quelle vinte fuori dalla capitale sono state altrettante, le partite perse invece della Luis sono state quelle soltanto contro Caserta e il derby contro HSC. Catania, lo abbiamo detto, l'hai detto tu Roberto, ha qualche difficoltà abbastanza diffusa, non cambia insomma giocare lontano vicino le mura amiche, ma questo potrebbe anche essere un vantaggio comunque regnando l'equilibrio. Sicuramente giocare in casa davanti al proprio pubblico può far soltanto bene alla squadra di coach Andrea Bianca, che ha riscontrato finora anche un problema abbastanza serio con la questione falli. Infatti il play di riserva Luca Savoca, proveniente da Agrigento, quest'anno non ha visto niente del campo, è stato operato al crociato un paio di giorni fa, quindi in bocca al lupo a Luca, che si riprenda ben presto. E anche Dodò Longo è ancora fuori per un altro infortunio invece al menisco, si aspetta che possa entrare in campo. Intanto vi do lettura dei quintetti in campo. Per Catania, coach Bianca affida la regia Consoli, poi abbiamo Florio, Luciano Abramo, Vincenzo Provenzani e Alessandro Agosta. Per quanto riguarda invece Luis Roma, abbiamo in campo il numero 4 Faragalli, il numero 9 Veccia, 15 Di Carmi e 16 Gellera e 34 Infante. Pronti per il salto 2. Primo pallone in mano alla Luis Roma, che attacca con Faragalli che passa a Infante. Infante giocatore dal passato molto importante.
Gellera passa Faragalli, Faragalli ripassa verso Infante che tira dalla media e segna i primi due punti. Ciuff, retina piena per Infante. Ottima circolazione di palla da parte degli ospiti, qui una soluzione per un tiro dalla media distanza di Infante che è un realizzatore, un fattore per Roma. Parte molto molto soft l'Alfa con Consu che ha perso palla, adesso il secondo tiro realizzato da Gellera. Ma da Luis si fa vedere già subito con grande aggressività, si buttano su ogni pallone. Consoli marcato da Veccia verso Abramo, difesa a uomo chiamata da coach Paccarie. Agosta passa per Consoli, prova la penetrazione, Consoli cambia di mano, sotto adesso di passa fuori verso Agosta che da tre ci prova e è dentro, ripete Agosta. Fondamentale la capacità di Catania di rispondere ai primi quattro canestri messi a segno dagli ospiti. Una palla che poteva sembrare persa, ma Marco Consoli a occhio ovunque trova lo scarico giusto. Agosta concretizza. Difesa molto attenta in questo momento dell'Alfa. Il numero 15 Gellera non va bene la sua penetrazione in terzo tempo. Consoli parte velocemente verso Florio. Florio ripassa a Consoli. Si studia cosa fare. Consoli verso Florio, tutto solo all'arco del tiro da tre e potrebbe far male. Rimbalzo preso da Consoli, tutti fermi a questo rimbalzo, nessuno che corre. Agosta passa a Florio ma il pallone è una cannonata, non riesce a rapinarlo l'ex giocatore del Gravina. Passaggio effettuato nel cosiddetto fazzoletto di campo, spesso sconsigliato per via del tragitto abbastanza breve tra i due compagni. Da cosa deriva questa impostazione di gioco? Da un'attenzione particolare che la Luis sta facendo su Provenzani, numero 12 della Polisportiva Alfa. Provenzani reduce da un 11% dal tiro della Reggio Calabria, proprio perché le difese lo conoscono e lo marcano per bene. Palla per l'angolo, tutto solo e segna da due. Due punti di Veccia, di Francesco Veccia, classe 93. Veccia che fino ad ora ha tirato da due con il 47%. È una percentuale tra le più basse, pensate, tra i giocatori della Luis, che comunque al tiro non si fanno affatto disdegnare. Provenzani si libera sui 6,75, ben marcato. Florio tutto solo, bravissimo, due punti per lui, sotto canestro, dimenticato la difesa della Luis Roma di coach Andrea Paccarie. E si riparte già subito dall'altra parte con Faragalli, c'è un fallo. Agosta dice mi ha spinto. Il fallo è stato fischiato proprio a lungo siracusano, Alessandro Agosta. Fallo speso, il primo della squadra e anche il primo personale. 5-6 il punteggio in favore della Luis Roma. Bravissima Catania finora a sfruttare le amnesie difensive degli avversari. Qui è bastato lasciare Florio un attimo solo sotto canestro, ben servito. Lo ricordiamo, i giocatori della Luis sono tutti universitari. Infante che prende il tempo ad Agosta che l'aveva marcato davanti, lasciandogli totalmente scoperto l'anello. Si fa vedere in questo caso anche la carenza di lunghi della squadra alfista, infatti Simone Gatti è tornato ora in panchina dopo un paio di giornate fermo per infortunio. Florio chiede ad Agosta di muoversi, chiede ai compagni di muoversi. Consoli guarda di nuovo Agosta che era da solo, da sotto, facile facile, due punti per lui. Pareggio 8 pari per, no scusate, 7-8 scusate per Luis Roma. Questo tiro è stato in realtà costruito dallo stesso Agosta che ha passato al compagno all'esterno e si era già posizionato per ricevere l'alto basso da Provenzani che lo ha visto bene. Agosta aveva tagliato fuori e lì il canestro. Provenzani con un doppio di assist man, non solo di realizzatore. Abbiamo Veccia che penetra, sinistra passa per Infante, mano educatissima di Infante, non a caso in passato anche che è stato con la Fortitudo bianco-blu Bologna. Provenzani già fa ripartire l'azione di Alfa, disorienta il suo difensore, penetra, fallo, fallo commesso da Gellera. Provenzani ci fa capire perché coach Paccarie ha deciso una difesa speciale e particolare su di lui, è bastato fargli ricevere il pallone per quantomeno all'Alfa veder fischiato un fallo, quindi occhio, occhio a Provenzani, sempre un fattore. Abramo esce dal blocco, tira e segna, due punti per Luciano Abramo. Il ragazzo del 95, come dice la sua maglia catanese, segna i suoi primi due punti della partita. Spalla a canestro, c'è un fallo di Florio, adattato a 4 oggi, su Gellera che andrà in lunetta adesso per due tiri liberi. Gellera lungo, spesso immarcabile, ha provato questo movimento tra l'altro a riscaldamento proprio nel primo impatto con il parquet e la palla, vuol dire che è un movimento che evidentemente esercita in maniera frequente. Qui ha portato al canestro Roma 10 con la possibilità di tirare anche il libero aggiuntivo, anzi no scusatemi, non c'era il canestro, buono il primo libero di Gellera. 9-11 il punteggio quando mancano 6-30 alla fine del primo periodo.
Gellera a disposizione un tiro, a rimbalzo vanno Florio, Di Carmine, lo prende Costa, Consoli in velocità, prende il canestro Consoli, passa indietro verso Agosta che è sul perimetro, Abramo riesce a battere il suo difensore sulla mano debole. Infante prende rimbalzo di questo tiro troppo lungo di Abramo, è già subito in attacco la Luis Roma in pochi passaggi. Abbiamo Faragalli che tenta il tiro, non è buono. Provenzani prende il rimbalzo che era stato controllato da Costa, si ferma dalla media e non è buono, è sul primo ferro, ma Florio prende il rimbalzo, secondo tiro, segna canestro, siamo adesso sull'11 pari. Se le mani sono fredde per Provenzani, Florio sembra già perfettamente in partita, quarto punto personale, palla che viene presa e condotta da Infante. Infante è un giocatore, come vedete, molto versatile, può andare bene sotto canestro e anche da fuori. Adesso il contropiede che è concluso a canestro da Luciano Abramo, due punti facili facili per Luciano Abramo che si è fatto trovare pronto sotto canestro avversario. Se guardate le statistiche della Luis Roma noterete che c'è un certo equilibrio tra palle perse e recuperate, questa caratteristica, ovvero quella di perdere tanti palloni, grande fraseggio qui della Luis. Infante Gellera porta due punti facili, però appunto le palle perse sono un fattore che l'Alfa può sfruttare. Intanto però la Luis, come hai detto tu, ha giocato molto bene perché senza neanche un palleggio sono riusciti ad arrivare a canestro. Provenzani guarda Costa che subisce fallo da parte del numero 16 Gellera, intanto si prepara per entrare il numero 13 Buonaccorso, Antonio Buonaccorso. Si prepara a uscire il 16 Gellera. Buonaccorso per Gellera, entrambi 97. Esce anche il numero 9 Veccia, entra Andrea Martino, classe 95. Non si è ancora attivato il playmaker Serroni che ha numeri davvero incredibili, 41 punti segnati finora, 21 assist distribuiti in partita e 21 rimbalzi difensivi raccolti. Provenzani penetra, brucia il suo difensore, brucia anche il lungo e segna il canestro in terzo tempo. Grande gioia di Vincenzo Provenzani, fino a questo momento chiara un fattore per l'Alfa. Con almeno un fallo da vedersi fischiato, l'arbitro ha deciso di far continuare quasi per una regola nel vantaggio che nella palla canestro non esiste, ma è arrivato un ottimo canestro qui ancora Luis, grande, bravissima. Florio in questo modo sporca la palla che era diretta tra le mani di Martino, però che capacità di passaggi sullo spazio breve, cosa serve per farli? Sicuramente un timing perfetto. Si libera soltanto il numero 15 di Carmine sul perimetro che penetra davanti ai Consoli, Consoli commette fallo, fallo fischiato alla difesa. Siamo al primo fallo per Consoli in questo momento di squadra, 3-2, 15-13 il punteggio, mancano 4-37 alla fine del primo periodo. Si prenderà con una rimessa da fondo campo, ancora la squadra cadenese non ha eseguito il bonus. Faragalli Serroni, qui parlai tu prima Chiara, si prepara a fare la rimessa, si libera Buonaccorso, recente entrato. Sul perimetro c'è il blocco portato su Agosta da parte di Infante. Fallo, fallo di Provenzani, fallo speso bene perché era già pronto Buonaccorso, entra dal canestro, aveva iniziato il suo terzo tempo. Giusto l'atteggiamento difensivo dell'Alfa che non fa tirare con facilità ma preferisce spendere il fallo. Le due squadre sono divise solamente da un canestro. Sono un canestro, adesso avrà modo il punto il numero 13 Buonaccorso di provare a rimontare. Quando si prepara sul cubo del cambio il numero 10 Lorenzo Rota, classe 99. Buono il primo libero di Buonaccorso. L'arbitro chiede di sistemare le ginocchiere a Andrea Martino. Antonio Buonaccorso ha un libero a sua disposizione, non lo mette, il rimbalzo è nelle mani di Alessandro Florio. E si sta destreggiando bene da 4, già si parte subito in contropiede, Abramo penetra il canestro, passa esterno, palla sporcata da Faragalli, si prenderà con una rimessa dalla linea di fondo campo, entra in questo momento, dicevamo, Lorenzo Rota per Di Carmine. 4 cambi già operati da coach Paccari e l'Alfa ancora gioca con gli stessi giocatori che hanno iniziato la gara. Denota da qualcosa, una differenza di lunghezza delle panchine anche. Provenzani ci prova, bel tiro ma non entra, si erano sul primo ferro. Contropiede concluso già immediatamente dal neo entrato Lorenzo Rota. È difesa ottimo, che comincia ad alzarsi della Luis leggermente, almeno la pressione sul tiratore, la capacità di andare in contropiede della Luis è stata mostrata tutta in quest'ultima azione. Il ribaltamento di Florio per Provenzani. Non è buono il tiro. Adesso prende rimbalzo ancora Infante, il giocatore più anziano della squadra, è appena del 92.
sul perimetro, giocano sul perimetro dato che la difesa alfista si è chiusa. Non è buono il tiro da tre. Florio prende rimbalzo, fa rallentare la squadra. Provenzani, Provenzani guarda i compagni, aspetta che arrivino tutti in avanti. Piede, piede fischiato a Antonio Bonaccorso. Abbiamo quasi invocato il cambio, entra Teo Gottini, capitano della formazione catanese, esce Luciano Abramo. Teo Gottini, uno dei tre giocatori che aveva segnato una tripla a Reggio Calabria per l'Alfa. Lui, che è specialista del 675, dovrà oggi anche riprendersi da questo punto di vista. Abbiamo una discussione tra l'arbitro e Agosta, che è stato in questo momento richiamato per flopping. Quindi l'arbitro sta adesso comunicando all'allenatore alfista Andrea Bianca che alla prossima simulazione fischierà un fallo tecnico. Hai notato per caso, Chiara, in quale situazione? Sì, probabilmente nell'azione di prima si è visto Agosta cadere, secondo l'arbitro avrà accentuato la caduta, e da qui il richiamo. Perfetto, adesso rimessa appunto dalla linea laterale per Provenzani. C'è un'alfa molto larga, quadrato, adesso Gottini in post basso, ribalta su Consoli, Consoli fa un passo, entra e segna la 2. Marco Consoli, che ha disputato le ultime partite ai livelli della sua vecchia Serie B. Infante, fallo di Agosta su Infante. Agosta cade a terra, ma Infante si è preso bene lo spazio al centro dell'area. Adesso entra Vita Sadi. Eh sì, inevitabile quasi il cambio da parte di coach Andrea Bianca. L'Alfa arriva con 3 minuti e mezzo da giocare al bonus. L'atteggiamento di Agosta evidentemente rischia probabilmente di indispettire gli arbitri. Allora facciamo entrare in partita Vita Sadi. Anche perché la caduta c'è stata ovviamente in questo caso. Lui non ha fatto nessun tipo di accentuamento, ma se ci fosse stato sarebbe stato fischiato il tecnico come da regolamento. 34 Infante, segna un punto, 17 pari, torna in pareggio la squadra di coach Paccarie. Alto libero a disposizione di Infante, che giocò una partita nel 2009-2010 contro l'allora Pallacanestro Catania in Serie B2. Lui vestiva maglia di colato. Consoli marcato strettissimo da Bonaccorso, passa su Florio sulla sinistra, si smarca Provenzani, ma lui preferisce via Vita Sadi in post basso. Vita Sadi si gira, ma è chiuso, due uomini su di lui. Gottini, Gottini con una difesa un po' larga da parte da Luis, prova il tiro, era facile ma questa volta non è entrato. Si gioca a palla a volo, poi alla fine Gottini riesce a sporcare la palla che viene nelle mani di Faragalli dopo 3 tocchi di palla a volo sotto canestro. Buon tiro preso da Gottini, buon atteggiamento mostrato in difesa, non gli viene fischiato il fallo. Bravo veramente Gottini a cambiare quello che era stata una prestazione 2 settimane fa che aveva forse un po' scoraggiato l'Alfa, che ha bisogno di questo giocatore soprattutto per il carisma e una presenza in campo che deve essere molto positiva. Assolutamente sì, anche perché appunto Gottini è il giocatore di maggiore esperienza della squadra insieme. No, è il maggiore esperienza sicuramente. C'è Passi, Passi fischiati sotto canestro per Luis Roma, si riprende adesso con palla a Catania sotto di 1, 17-18 quando mancano 2 e 48 alla fine del primo periodo. La Luis allunga la difesa sia con Serroni sia con Bonaccorso a difendere alto. Consoli in possesso palla, ancora Bonaccorso, marca uomo, Provenzani, la palla spizzicata, c'è un fallo, fallo fischiato a Francesco Faragalli Serroni. Dunque si riprenderà ancora una volta con la rimessa laterale perché la Luis Roma esaurisce in questo momento il bonus, dovrebbe essere il quarto di squadra per la squadra appunto della capitolina, della capitale. Scusate, è ancora il terzo fallo di squadra, quindi ancora può spenderne uno. Entra in questo momento Di Carmine, che già abbiamo visto nel quintetto iniziale. Time out. Chiara, finora abbiamo visto una partita equilibrata, percentuali abbastanza alte, 17-18 il punteggio dopo meno di 8 minuti, direi che è confortante da questo punto di vista. Confortante per l'Alfa soprattutto perché ha una difesa, che è una panchina che è decisamente più corta rispetto a quella della Luis. Coach Paccarie ha fatto entrare ora Di Carmine, a testimonianza di come non solo abbia la possibilità di schierare 5 buoni giocatori in un quintetto, ma sostituirne almeno 3-4 con altrettanti che sanno fare la differenza. Per l'Alfa buono l'ingresso di Vita Sadi, che già sotto canestro, pur non collezionando il primo rimbalzo, si è fatto vedere. Bene anche l'ingresso in campo di Gottini, vedremo come
questa partita vedrà concretizzarsi gli effettivi equilibri che ci consegneranno la formazione vincente, ma al momento l'Alfa sta ben conducendo perché impostando il proprio ritmo alla partita, e Roma, pur facendo il proprio gioco, riesce ad essere comunque, come da statistiche, pienamente in partita anche lontano da Roma. Ricordiamoci anche che tu parlavi di Vidasadi, che comunque un lungo bonsai è schierato da 5 ma non potrebbe farlo per l'altezza, e consideriamo anche che l'ala Anton Giulio Bonaccorso, che marca sul playcatenese.com, si è alto 1,96 m, quindi c'è un mismatch d'altezza abbastanza notevole in favore della Luis Roma. Quindi l'Alfa ha questa penuria di lunghi che tra infortuni e altre cose ovviamente non aiuta. Consoli adesso in possesso di palla, passa verso Provenzani che guarda Vidasadi, che si riesce a prendere bene lo spazio con una spallata destra a sinistra, riesce a prendere spazio ma non riesce a segnare da sotto, e si parte subito in contropiede, ma Consoli riesce a recuperare la palla a due mani addirittura. Apertura per Provenzani che guarda ancora Vidasadi, ma questa volta la palla non riesce ad arpinarla, sfugge e va a fondo campo questa palla, che è stata recuperata benissimo da Marco Consoli. Peccato, perché se fosse riuscita a raccogliere questo passaggio con due mani, Vidasadi avrebbe potuto anche realizzare il suo primo punto. Poco fa raddoppiato in difficoltà, forse c'era un fallo. Probabilmente, anche perché vanno in due a marcare sul lungo, quindi già è complicato così. Bonaccorso in possesso di palla, passa verso Martino, gli passa Bonaccorso che guarda a sinistra verso Ferroni Seragalli. Entra adesso Francesco Veccia, già visto in quintetto. Esce Lorenzo Rota, coach Paccariesi affida ai suoi quattro senior, perché la squadra appunto romana ha un 92, 93, 2, 95 e tutto il resto sono da 97 in giù, dunque under con sedi quest'anno. Ancora Serroni, tiro di Veccia che non va a segno, Gottini porta palla, passa a Consoli che adesso rallenta, vedete cosa fare, abbiamo i giocatori, si iniziano a schierare, c'è uno schema che dovrebbe liberare Provenzani ma libera anche Gottini sulla sinistra. Vidasadi spalle a canestro, Vidasadi palleggia e si conquista un buon fallo sotto canestro. E non ci sta Martino a farsi spingere sotto canestro da Vidasadi, che comunque viene fermato prima di prendere la giusta posizione utile a tirare. La potenza fisica di Vidasadi si dimostra in questi casi, appunto sotto canestro è difficile spostarlo, e anzi lui sposta gli avversari. Abbiamo rimessa a fondo campo per Marco Consoli. Si chiama un altro cambio per la Luis, si prepara a entrare il numero 32 Alberto Navarri, ma entrerà alla prossima. Gottini per Consoli, si va Provenzani a destra, Provenzani per Florio, penetrazione, supera il difensore, in terzo tempo due punti in sottomano di Alessandro Florio, che ha iniziato questa partita veramente alla grande, 19-18 per l'Alfa. Splendida la sua capacità sia di tirare la tre sia di entrare a canestro con questa tecnica e questa eleganza che regalano all'Alfa il più uno nella partita. Dimenticato fallo, il canestro buono adesso di Florio, il fallo su Di Carmine. Dimenticato sotto canestro, amnesia difensiva che costa Florio, si rammarica tantissimo. Esattamente. Entra ora Navarini, per Faragalli Serroni. Buona notizia per l'Alfa, perché lo abbiamo detto prima, Serroni è un giocatore sia che porta punti sia rimbalzi, in questa gara non ha ancora fatto né l'uno né l'altro. Però sta facendo girare la squadra. Buono anche il libero aggiuntivo per Di Carmine, entra invece Luciano Abramo adesso per Alessandro Florio, che esce dagli applausi del pubblico del Pala Catania. Luciano Abramo, benemino di casa, ex Cus Catania. Apre per Provenzani, difesa altissima da Luis, già in tre addirittura a fare pressing la squadra alfista. Esce Gottini dall'area della Luis, Consoli, spalle a canestro, potrebbe porre il consegno per Abramo, invece no, passa a Gottini, palla sporcata, Gottini adesso per Provenzani, mancano 5 secondi fine 24, Provenzani penetra, non riesce a segnare, anzi 2 secondi sui 24, Vidasadi segna, riesce a segnare sulla serie 24 e prende anche libero aggiuntivo. Splendida l'energia del numero 20 catanese, Provenzani non fiata, pur avendo subito altri falli non fischiati, ma con Vidasadi sotto canestro, con questa reattività e questa fame di metterla dentro,
per Luis sicuramente sarà molto difficile, anche perché i lunghi della Luis sono molto più giovani, hanno una conformazione fisica diversa dal numero 20 della Polisportiva Alfa, più lungilini sicuramente, forse un po' meno forza. 21 per il punteggio, mancano 30 secondi alla fine del primo periodo, tenta la tripla e la realizza, buon accorso. Dunque 21-24 in favore della Luis Roma, che dà il primo allungo della partita, finora sempre parziali molto brevi delle due squadre. Consoli si fa spizzicare la palla ancora da Bonaccorso, che adesso si è fermato per un colpo ricevuto. Fida Sadi da sotto l'anesto segna, termini di fermo nel gioco. Fida Sadi riporta l'Alfa a meno 1 quando mancano 10 secondi alla fine del primo periodo. Bonaccorso gli tocca appunto l'inguine, probabilmente per un colpo ricevuto mentre marcava Consoli. Ora gli ultimi 10 secondi saranno dedicati alla Luis a cercare di segnare, a cercare di appunto sfruttare al meglio questa mini azione. Navarini, portapalla, passa Bonaccorso, marcato da Gottini, Provenzani marca anche su di lui, doppia marcatura, si fanno ingannare Giulia da Luis, ma poi furbissimo Martino che segna su una palla persa in maniera sciocca da Vita Sadi. 23-26 il punteggio a fine del primo periodo. Assolutamente ingenuo Vita Sadi. Torniamo in diretta dal Pala Catania. Chiara, vediamo un attimo le statistiche del primo quarto. Importanti perché entrambe le squadre già nei primi 10 minuti sono riuscite a segnare più di 20 punti e chiaramente il risultato è figlio di statistiche importanti, sia nel tiro da 2, 66% per la Polisportiva Alfa, il 75% per la Luis Roma, e poi da tiri liberi in particolare per la Luis. La differenza l'hanno fatta per l'Alfa i rimbalzi, ma non è stata una differenza sostanziale per concludere la partita in vantaggio, semplicemente perché c'è stato quest'ultimo possesso un po' troppo ingenuo da parte di Vita Sadi. Bene, vi racconto soltanto il fallo di Carmine, i passi di Provenzani hanno annullato un bel canestro in sospensione con arresto e tiro. Adesso dipenderà per la Luis Roma, punteggio 23-26 in favore della squadra ospite, la squadra capitolina. Prende palla Navarini, che passa a metà campo, ripassa verso Di Carmine, che va a Bonaccorso. Bonaccorso è entrato da panchina, ma finora decisivo. Penetrazione, va quasi schiacciata, veramente un giocatore molto interessante, uscito dalla panchina da coach Paccarie. Interessante perché uno dei principali realizzatori di questa squadra è anche un rimbalzista, 17 rimbalzi raccolti. Comunque finora è un 71% anche al tiro da due. L'Alfa comincia male questo quarto, Roberto. Fallo in attacco di Vita Sadi, questa cosa non era prevedibile, è anche scivolato a terra Vita Sadi. Sicuramente Fofò Gebbia per la Luis Roma e Agosta per la squadra catanese. Punteggio 23-28, già più 5 dunque per la Luis Roma, massimo vantaggio finora. Esatto, massimo vantaggio per Roma e per questa gara. L'Alfa perché aveva fatto bene, lo abbiamo detto prima, grazie a Vita Sadi ha collezionato più punti anche sotto canestro, 16 contro 12, ma le guardie della Luis sono assolutamente temibili. Rientra anche Infante, anche lui decisivo in questo primo quarto in favore della Luis. Esce invece Veccia. Dunque coach Bianca ha chiesto ai suoi maggiore attenzione, questo inizio secondo quarto, mi ricordavi tu Chiara, non è diciamo all'altezza di quello che è stato visto nei primi 10 minuti di gara, anche perché adesso lui si trova in posto di palla, abbiamo Martino che passa Navarini, Navarini penetra per Infante che è marcato da Vita Sadi, Vita Sadi non lo fa girare però prende il consegnato adesso Navarini, no perché c'è un fallo, fallo chiamato dalla difesa. Il numero 20, quindi Vita Sadi ancora fallo per lui. Due secondo falli. Secondo fallo in 59 secondi. Esatto, secondo fallo per lui, secondo fallo per la Polisportiva Alfa che gioca con Vita Sadi da 4, Alessandro Agosta da 5, guardia Luciano Abramo, guardia Vincenzo Provenzani e il playmaker Marco Consoli. Bianca ha alzato la squadra, l'altezza della squadra. Adesso abbiamo Navarini, marcato da Provenzani, bello stretto, deve scaricare su Bonaccorso che da tre fa male, non è buono questo tiro. Consoli prende rimbalzo, adesso si riparte per l'Alfa. Lasciare solo Bonaccorso non è mai una buona idea. C'è il doppio blocco che la seconda volta Consoli riesce a sfruttare su Gebbia, Agosta scarica su Abramo, Abramo da tre, segna la tripla Luciano Abramo e fa riscaldare un Pala Catania. Freddino finora. Pregevolissimo l'extra pass di Alessandro Agosta per Lucio Abramo che prende solo la retina.
grande spettacolo anche da parte della Luis. Caspita, passaggio da dietro di buon accorso per Martino che segna poi sotto canestro. Un dietro schiena e un rovesciato. Sicuramente le ultime due azioni d'attacco valgono finora quanto visto nella partita. Assolutamente sì, anche perché la Luis Roma, che adesso conduce 26-30, si dimostra squadra di ottima levatura. Agosta penetra a canestro, passa, scarica su Provenzani, che adesso tira e segna, anche se è un tiro molto forzato, la tripla dall'angolo. Ma ha invitato a un tiro difficilissimo, sia perché il passaggio lo ha raccolto da terra, sia perché era dietro al canestro praticamente. Bravissimo Provenzani. Buona cosa, scarica su Navarini che fa un passo, passa su Gebbia. No, scusate, su Martino, tiro in lungo, va Abramo che prende rimbalzo, apre di nuovo per Consoli. I ritmi si devono alzare, Consoli ci sta provando, adesso di nuovo verso Agosta che passa ad Abramo. Il Vita Sadi che dietro la schiena riesce a prendere lo spazio, si fanno un sacco di passaggi, fanno benissimo. Penetra Agosta che passa, scarica su Abramo che segna sulla tripla consecutiva di Luciano Abramo. Punteggio ora sul 32-30, passa in vantaggio di nuovo l'Alfa. E vogliamo scommetterci che anche i giocatori in campo si staranno divertendo. La Luis collassa dentro l'area e allora cosa fa Catania? Serve bene gli scarichi e soprattutto è precisa da tre. Allora, questo è forse stato un tallone d'Achille finora, proprio il tiro da tre, ma segnare tre triple in pochi secondi sicuramente può dare tanto per cominciare morale alla squadra. Ora c'è stato un errore sotto canestro. Navarini guarda Buonaccorso che prova la tripla, non riesce. Secondo errore da tre di Buonaccorso, può essere anche l'inizio di una striscia in favore dei bianchi di casa. Fallo commesso da Alfonso Gebbia su Marco Consoli. Si va ad entrare di nuovo Faragalli Serroni. Alfa nuovamente in partita ma soprattutto nuovamente in vantaggio. Il 32-30 costringe Pacarie al time out e applausi che si sprecano per questa squadra che sta giocando in maniera spettacolare. Time out costretto da coach Pacarie, che ha visto un'emorragia di punti, erano sopra di 5, questi sono sotto di 2, quindi una striscia di 7 punti per quanto riguarda la polisportiva Alfa, Afro Basket Catania, che è riuscita a ribaltare una situazione che sta entrando molto pesante all'inizio del secondo quarto, ma in due minuti è riuscito a ribaltare la situazione. Ricordiamo la questione cardine di cui parlavo prima, tiro da tre, appena tre triple segna Reggio Calabria, già tre triple in due minuti segna in questo quarto. C'è un'inversione di tendenza che è importante che ci sia. Io credo che la prestazione di Reggio Calabria faccia poco contesto, ecco, perché più in basso di quella circostanza raramente una formazione potrebbe cadere. Io proprio non la prenderei in considerazione quella partita, anche perché un solo punto realizzato nel quarto quarto hanno ben pochi paragoni, quindi sicuramente l'Alfa avrà archiviato quella gara. La chiave di questo scrigno, diciamo, che si apre è la capacità di passaggio di Alessandro Agosta, perché per l'imponenza del giocatore poteva starci anche l'idea in penetrazione di giocare anche contro tre avversari più bassi. Invece è riuscito a trovare i passaggi buoni dalla linea dei 6,75 e far segnare alla propria squadra almeno 6 dei 7 punti realizzati. Anche perché Bianca sta giocando in questo momento con Vita Sadi post basso, Agosta post alto, quindi c'è uno scambio interessante del giocatore. Adesso passi del giocatore italo-congolese, di Joseph Vita Sadi. Riparte la Luis Roma con Navarini. Passa Buonaccorso e guarda Gebbia. Gebbia deve scegliere se passare a Infante, passa a Infante, passa a Navarini. Adesso dall'altra parte ribaltamento per Serroni. Gebbia di nuovo per Navarini che segna la tripla. Navarini porta di nuovo i suoi sul pareggio, 32-33. E la 2-3 dell'Alfa stavolta non ha seguito, ma l'attacco sì. Ma c'è Luciano Abramo sotto canestro a segnare questi due punti fondamentali per riportarsi in vantaggio. Navarini ancora in posto di palla, passaggio schiacciato per Infante, spalla a canestro, Agosta non lo molla un attimo e la sua difesa è buona perché il tiro è sbagliato. Consoli porta palla dall'altra parte del campo, ben marcato da Serroni. Penetrazione di Consoli, scarico sull'esterno, su Abramo, non va bene la tripla. In ogni caso già questa tattica del penetra e scarica sta avendo i suoi frutti. In questa circostanza forse Consoli non si è fidato del suo tiro di sinistra. Peccato, perché era arrivato davvero sotto il canestro, poteva tirare. Altra tripla di Navarini che porta di nuovo su la squadra ospite di due punti, i blu ospiti di due punti. Consoli rallenta un attimino i ritmi, Abramo esce da blocco, guarda Agosta, spalla a canestro.
cerca di prendersi lo spazio, scarica su Villa Sadi, che adesso passa a Provenzani. Provenzani penetra e in layup va a segnare due punti di Vincenzo Provenzani. Delicata, che Agosta, adesso spizzica la palla, Abramo, grande passaggio per Vita Sadi. Tipica situazione di incertezza per i 24 secondi, ma Abramo aveva preso il pallone e l'ha passato a Vita Sadi. Adesso Gonzo in posto di palla, Agosta rinuncia a portare il blocco, Gebbia non molla un centimetro, ma Conso penetra, la scaglia su Agosta che dalla media tira, non è buono, è corto il tiro, e sulla palla va fuori, la palla è fuori da Luis Roma. Entrano in questo momento alla panchina il numero 16 Gellera, che abbiamo già visto in quintetto, il numero 10 Rota. E rientra anche Florio per la Polisportiva Alfa. Veramente Provenzani bravissimo a trovare quello spazietto di rettangolo che serviva al pallone per arrampicarsi a canestra e finire dentro la retina. Si siedono Alfonso Gebbia, siciliano di Ragusa. Sì, è un ottimo buon accorso. Gebbia è entrato praticamente come specialista difensivo, perché si è messo uomo sul play Consoli e non l'ha mollato più. Quindi per i pochi minuti concessi non male la prestazione del figlio di coach Ninni Gebbia, assistant coach della Virtus Arena Ragusa, tra virgolette, della Serie 1 femminile. In questo momento si sta ponendo il campo, c'è Giuliano La Spina con lo spazzolone, mentre al palazzetto c'è qualche presenza in più stasera, appunto, a guardare la partita dell'Alfa. Si riprenderà dunque con la squadra romana, che può ripartire sul 36 pari quando mancano 4 minuti e 42 secondi alla fine del secondo quarto. E dunque pronto per fare la rimessa a fondo campo Gellera Malvolti, per essere precisi, che nel primo periodo non ha fatto demeriato sotto canestro. Navarini, c'è Infante tutto solo al centro, infatti prende palla, c'è un mismatch con Luciano Abramo, dovrebbe marcarlo. Adesso Faragalli, Serroni, passa a Navarini guarda ancora Serroni, ma perde palla perché Abramo ruba e brucia la difesa della Luis. Segna Spini Gonzales, riporta avanti l'Alfa 38-36 per la squadra catanese. Non è un'esagerazione dire che la corsa in palleggio di Abramo è tra le più rare in questo girone D, e stavolta c'è davvero il fallo subito in difesa da Alessandro Agosta. Fallo di Francesco Infante. Agosta cade a terra, prima appunto era stato richiamato per flopping, ovviamente adesso il fallo è reale. Primo fallo per Francesco Infante, si riprenderà con Alessandro Florio, proprio accanto a coach Paccarie, gli chiede di spostarsi quasi. Provenzani che quando Consoli è in panchina si adatta a play, anche perché come ricordavamo prima Savo che è stato appunto operato al ginocchio. Adesso Florio per Vita Sadi, che guarda cosa fanno i compagni. Provenzani prende quasi un consegnato, arresto, tiro e due punti precisi, puliti. Si fa l'applauso da solo Vincenzo, ha ben donde di farlo. 40-36 punteggio. Si fa servire il pallone, sfrutta il blocco e trova il suo spazio. Gli avversari dovrebbero saperlo che basta poco per farlo tirare dalla media. Penazione di Gellera per Navarini. Navarini da tre, brucia la retina. Navarini non può essere lasciato solo da tre, ha degli specialisti di Paccarie che non sono affatto devono essere tenuti a bada. Agosta per Provenzani, ancora Navarini su di lui, sfrutta il blocco Provenzani, ma c'è il mismatch con Gellera. Adesso Agosta per Florio per Abramo che tenta la tripla e non va questa volta. La palla è fuori, sfiorata dalla squadra blu, ma l'arbitro dice no, la palla è per la Luis, dunque l'ultimo tocco di Vita Sadi. 3 minuti e 10 alla fine del secondo periodo. Gellera ancora per Navarini. La difesa a zona della squadra alfista dovrebbe cercare di chiudere un po' l'area, però la Luis sta stando di via 3. Gellera per Rota riesce a mandare la palla sul piede di Sadi, non viene fischiata infrazione di piede, ma la palla comunque è fuori. Gli arbitri hanno permesso a Vita Sadi di giocare e di difendere, perché è un giocatore che ha rischio tre falli quando mancano sostanzialmente ancora più di due quarti. Questi ultimi tre minuti sono importanti, perché un fallo in più per questo giocatore sarebbe determinante, però bravi gli arbitri a farlo giocare e a farlo difendere con la mente sgombra. Si riprende dunque, qua un passaggio rischiosissimo da Luis. Provenzani prende subito lo scarico di grandi per Abramo, due punti in terzo tempo, veramente velocissima la squadra alfista per trovare questi due punti, questo canestro, più 3, 42-39.
Adesso di nuovo da Luis in attacco, altro tentativo di Navarini che viene lasciato incolpevolmente solo, terza dribbla del giocatore della Luis che riporta in parità la partita, 42 pari, time out chiamato da coach Andrea Bianca, visibilmente arrabbiato perché non si può lasciare solo un giocatore che già ti ha punito due volte pochi minuti fa. Bianca è praticamente entrato in campo per rimproverare Provenzani che sta chiacchierando con Agosta e Abramo che è uscito un po' con gli occhi bassi, però insomma nella circostanza difensiva in cui Catania si trovava in quel momento e la capacità che ha Navarini di tirare ben oltre la linea dei 6,75 chiede forse una difesa molto più alta e quindi una qualcosa che si scopre sotto canestro. Bravo Navarini. Assolutamente, anche perché coach Paccarie, che è anche allenatore nazionale maltese, ci dimostra la sua bravura, anche perché la difesa alfista primo periodo a uomo c'è stato un po' di attività sotto canestro da parte della Luis Roma, invece nel secondo periodo cambio di difesa dell'Alfa, la Luis riesce a trovare i tiri da tre e dunque si risponde per bene alle tattiche catanesi. È una partita sicuramente molto bella, dai ritmi alti, dal gioco non banale ma spettacolare, quindi ogni canestro è prezioso perché è difficile, quindi il pubblico sicuramente si starà divertendo, i giocatori in campo pure, anche se hanno un compito bello duro. Nota di merito per la Luis che conferma le visioni di queste squadre romane di Serie B che danno spazio a tantissimi giovanissimi di grandissimo livello, dunque onore anche alla Luis Roma per il fatto di far giocare questi ragazzi promettenti che magari fra qualche anno vedremo in Serie 2 e in Serie A. E tra l'altro coniugare quello che in altre parti del mondo è qualcosa di elementare, la laurea con la capacità di eccellere nello sport. L'Italia è molto in ritardo da questo punto di vista perché la Luis è una di quelle poche università che permette di fare sport di livello e studio di altrettanta, bravissimo Florio, di altrettanta penetra, qualità. Si prende il tiro, si prende adesso i due tiri liberi, fallo di Infante su di lui. Entra il numero 7 Andrea Martino al posto appunto di Infante che è già autore di due falli personali. Una assenza che potrebbe essere importante per Paccarie sotto canestro perché Infante è un giocatore che ci ha dimostrato ampiamente essere molto versatile e lui stesso si arrabbia, butta a terra la bottiglietta perché questo fallo poteva risparmiarselo. Florio dalla linea della carità, due tiri liberi per lui quando si è sul 42 pari di punteggio, buon il primo. La Luis con questo fallo ha anche esaurito il bonus, quindi dalla prossima volta per 2014 Alfa ha la possibilità di penetrare, cercarsi il fallo e andare comunque in lunetta. Florio, secondo libero, buono anche per lui, 44-42. Alessandro Florio l'anno scorso segnato gli infortuni, quest'anno sta dimostrando il suo valore. Navarini è già diversa tatticamente dell'Alfa, Provenzani difende molto più stretto su di lui, sporca il pallone, adesso si raddoppia su Navarini, fallo di Provenzani. Peccato, sfortunato anche in questo caso Vincenzo perché la finta l'ha disorientato, però è giusto, così bisogna fare. E serve però una via di mezzo, si lascia tirare oppure non gli si fa fallo. Giustamente, quindi si riparte adesso con Gottini che rientra in campo. L'indirizzo di Andrea Bianca si è visto perché quando ha chiesto una difesa più alta Provenzani ha eseguito perfettamente, peccato per questa sbavatura. Anche con raddoppio perché comunque Luciano Abramo è andato subito a raddoppiare sul play avversario. E questo anche il segreto, cercare di aiutarsi fra compagni di squadra. 24 secondi per la squadra della Luis. 24 secondi dati perché ovviamente il fallo è venuto nel metà campo difensiva. Navarini, super marcato da Abramo, passa per Serroni che adesso non subisce il fallo l'ha subito Gellera da parte di Gottini che l'ha tirato giù vicino al canestro, vicino alla quella che fu detta una volta la campana, adesso il rettangolo sotto canestro. Si è pure il campo, si vanno intanto da entrare Mazzoleni e Consoli. Mentre dovrebbe essere pulito il campo, però nessuno si avvicina con il. Escono Provenzani e Abramo che stanno giocando molto bene. Dunque Nicolò Mazzoleni sento Serroni. Serroni, vita difende su Gellera, Mazzoleni non lo perde, scambio di marcatura, Navarini, c'è Consoli che viene bruciato, Navarini anche da due in penetrazione, segna, giustamente un giocatore veramente, veramente di alta categoria, classe 96 Alberto Navarini, davvero complimenti. Penetrazione di Gottini che si prende il fallo questa volta commesso da Andrea Martino.
Sì, sicuramente Bianca sta sperimentando l'ingresso di Mazzolani in campo a 1.30 dalla fine, in una situazione di equilibrio. Quindi ai giocatori entrati, ovvero Marco Consoli, Nicola Mazzolani, viene chiesto di rientrare in partita, Consoli e Mazzolani prenderne il giusto impatto. Vedremo come risponderà. Chiaramente una squadra che si è abbassata moltissimo nel quintetto, nonostante la presenza di Gellera. In ogni caso la presenza di Mazzolani potrebbe anche denotare una ricerca del tiro da tre, anche perché Nicola è uno specialista, è in Serie C in questi anni. Allora, ripartiamo con la Luis in posto di palla quando l'Alfa è più 1 a 1.20 alla fine del secondo periodo. Serroni, entrata di palla non è buona, Florio rimbalzo, ormai Florio fa il lungo aggiunto. Gottini tranquillamente per Consoli, Consoli già subito marcato, Navarini su di lui, non lo molla un centimetro. Consoli guarda Mazzolani uscito dal blocco, no, guarda Florio nemmeno, penetra e in terzo tempo sbaglia, Vita voleva correggere in tapin ma non riesce. Dunque Navarini verso Veccia che tira, sbaglia, adesso Florio rimbalzo, tanti errori in questa fase della gara. Mazzolani penetra, ti arresta, tira, due punti nella retina, 4-7, 4-4 a 40 secondi alla fine del secondo periodo. Bravo Bianca a scommettere su Mazzolani, questa è la risposta che il giocatore doveva dare in campo, giusta fiducia. Mazzolani e Gabriele Patanei, migliori 2-1 di Catania indubbiamente. Penetrazione di Navarini da 2, non è buono il suo tiro e va addirittura fuori, sfiorato da Gellera. Cambio per coach Paccarie, rientra a buon accorso e esce adesso invece Martino. Ultima azione per l'Alfa che lo ricordiamo è il bonus, forse non lo ha sfruttato a dovere finora, esatto. Almeno se non si arriva al tiro sicuramente un fallo potrebbe permetterle a pochissimi secondi dal termine ma anche allo scadere di usufruire di un giro e lunetta. 20 secondi alla fine, Consoli in posto di palla, si giocherà fino quasi allo scadere perché ci sono 2 secondi di differenza tra i 24 e il cronometro. Palla rubata da Serroni, passaggio assurdo da parte di Consoli, ma comunque c'è errore di alla fine segna, buon accorso in schiacciata, errore sanguinoso da parte di Consoli che ha fatto una telefonata al compagno. Adesso nel tiro sullo scadere non serve a nulla, 4-7, 4-6, 47-46 per l'Alfa Catania, noi andiamo nella pausa lunga. Torniamo a Catania per il terzo quarto della partita tra Alfa Basket e l'ultima la 46, il punteggio con la Luis Roma in maglia blu in posto di palla. Fallo sul marco, Abramo riesce a prestarsi un fallo, disperato.
stato di Navarini, tre tiri per lui. Appunto avranno a disposizione tre liberi. Ricordiamo Chiara l'anno scorso un gioco da 4 punti, diciamo, Abramo in Alfa Ravisa che con una vittoria all'altra, mi danno una grande partita. Ricordiamo, visto che ne siamo già parlati. Sì. Diciamo Abramo che quando è passato all'Alfa che è una crescita che ha fatto in contà notevole. Già era decisivo in Serie C, per comandare in Tuscan, insomma. L'Alfa ha anche responsabilità importanti. Ancora un errore da parte di Luciano Abramo, avrà adesso un libero per chiudere la serie dei 3 consecutivi. Silenzio a pazzo. Palla in mano da Luis Roma, buon accorso, un passo, passa Infante. Infante, Matteo Conte con un gran mismatch. Infante va a sfruttare il fisico, passa su Faragalli che riguarda a Martino. Martino tira, ma la palla di ferro. Adesso un erroraccio, ancora una volta la difesa altista aperta che lascia spazio a Infante per finire al primo punto. 5-2, 5-6, più 4-1. Infante. Verso Faragalli che ribalta verso Bonaccorso che penetra 1, 2, 3, tira e il pallone non è dentro perché rimbalza sul secondo ferro. Il numero 7 Martino prende il fallo, ma il fallo è stato commesso quando ancora doveva tirare, dunque il canestro che è stato che è entrato appunto nella retina non è stato convalidato, è stato annullato. Time out richiesto da coach Andrea Bianca. Sono legati in panchina e si sta appunto riprendendo l'infortunio che ha avuto già un giorno fa, mi sono quasi tornato la sera, appunto si è fatto il buio dell'Alfa, ha già per le prime due partite, le normali, le nuove appunto in Serie C, e dunque è diventato accomodato giocatore in caso di necessità. Infante prende il canestro, prende due punti e Vitasani ha commesso fallo su lui. Andrea Bianca, mano sui fianchi, pensa, terzo fallo di Vitasani, manca ancora 16 minuti alla prima partita, deve essere non troppo positiva. In questo momento Luis sta dicendo la massima vantaggio, più 7 che controllare, 5-1-5-9, Conso in corso di palla. Spalla a canestro, aspetta uscire dal blocco di Provenzani, ma non riesce a passare di palla, anzi rischia pure i passi, perché ci va anche a Fiori, prende a canestro, spalla sul brano, tira da 3, brucia la Navarini, tira un buon 2, ancora in mezzo a favore di Faragalli, passa nel campo, guarda, un no look per Martino, spalla a canestro, Abramo, ma così, no
anche in uno degli avversari. Bello, Matteo Bettini da Fucecchio, la 79, quarta stagione in Italia, lo conosciamo ormai dal lontano 2001, quando giocava in Cina con l'allora basket terra. Abramo passa per Provenzani che chiama il schermo per il doppio blocco. Come fare dalle fitte? Adesso 24 secondi per l'Alfa per ripartire in massimo attacco. Era per la Lins Roma,
Grande bene, bravo, Franzani che chiama ancora schema, cerca di giocare per la Ovviamente sì, anche perché poi possiamo tirare in carne in questa maniera, praticamente lasciato tutto quello che fa girarsi in là, in là. Che si stanno tirando presso l'età via Sani per Abramo, Abramo super marcato, passa a Gottini, Gottini con la reazione, ma la difesa della Russia non si è superata difficilmente. Gottini adesso passa per Abramo, Abramo penetra ancora una volta, si recupera vita Sani, 2 secondi su 24 per lui, tira non marca il tiro forzato, ma non doveva fare altro che tirare in questa maniera. L'Alfa sta scomparendo dal campo, sfortunato anche di Casale. Questo tiro delle due con la nuova trasmissione di questa italianità può anche dare una mano per cercare di riscuotere la squadra artista che non deve perdere il campo, non deve perdere l'intensità, ciò che comunque in realtà in questo terzo quarto ha solo dimostrato. La palla viaggiò velocissima dall'altra parte del campo, con tre passaggi che arrivi dall'altra parte, in realtà non è un problema, ma comunque buona corsa, è stato un gran turno, va la partita. Abramo da 3, non è buono, che salta sfortunato, Vita Sani prende l'immagine dell'attacco, poi il secondo dell'attacco alla pista, Abramo, prova a penetrare, contro il tanto, scaglia su Bettini, Bettini la dribbla, non è buona, che tira da lunga distanza, non è buono il tiro, rimbalza nelle mani
di Carmine, adesso Faragalli pronto a destra per Veccia. Infante, Badossa non riesce a rubare la palla, non viene giusta, non sbagliare per la palla, non c'è l'infante, Bottini, la preparazione, ma si legge i ritmi troppo bassi, perché non si muove nemmeno il contropiede. Bottini, adesso ancora il nuovo Provenzani, tutti fermi. Bottini, evita, prova un blocco da Bottini, prova una spunta, e chiude. Sono due linee di
perché la centrale. Fate schierare Matteo Cotrini in quattro tappe. Sì, deve stare centrale. Canestro e il giocatore. L'azione è centrale. Appunto, mancava nella grande di ruolo, quindi c'è per mettere un giocatore della sua esperienza a fare questa appunto. Questi due. Ricordiamo in settimana che Marco Consoli e Matteo Cotrini erano in campo nell'ultimo precedente tra una squadra catanese, la Lens Roma, all'epoca era tutto sperato, e Marco Consoli fu un grande protagonista di una partita casalinga giocata all'epoca appunto a Catania, in cui la squadra dell'epoca già catanese vinse dopo 5 sconfitte consecutive. Adesso vorrà riportare i suoi
contatto con la squadra di Rigna, ancora ci sono tre possessi dalle squadre, si stanno sotto sette. Diceva ha segnato, quindi lo so, invece no, sono due punti perché non segna nessun caso. Precedente, adesso ci stanno parlando fra di loro, chissà cosa stanno dicendo qua. Stanno scherzando con il tanto, c'è anche giustamente difensivo dichiarato. Anche Bianca invece la discussione sta cercando di capire. Rimessa dalla linea generale per Veccia. Veccia che guarda Navarini, che sotto si torna a pista dal Bottini. La sotto il Bottini genera, non passa Fregagli, adesso Thank you.
per l'Unis Roma, 7-4-8-5 in un amen, la squadra non ha contatto, sono più 11 l'Unis. 6 punti realizzati in un amen, Manzani gira male, gira forzato, gira senza aspettare di capire che guarda l'altra parte, Veccia liberissimo, tira da tre, non riesce a chiudere la partita in questo caso, la palla è fuori. Thank you.
sicuramente non è che si vantaggio di tanto messo in atto. Ancora Ferragalli, in mano la palla. Se volete l'impatto è in distanza, ancora si passa a Beccia. C'è Florio su Beccia e sicuramente il potato evita il più errore. C'è un errore di 4. In maniera così giusta si finisce il campo, rientrato in campo, buon accorso, si riprenderà adesso con Martino e Magarini, dovranno condurre gli attacchi della Russa che sono i 3 minuti in campo. Magarini, quello da Abramo, ancora Martino che passa Magarini. Ancora per Martino, penetra, scarica su Bonaccorso che penetra in terzo tempo con una mossa molto strana, ma che non va a segno, non ce la segna in campo. Credo che se questo venisse purtroppo hanno più ritorno, anche perché è stato un migliore intensivo, se non molto più la terra, la mossa in campo tranquillamente, adesso della vita. 7-4-8-9, Agosta, Paolo Tedesco, davanti a due giocatori, ritorno a Agosta, non riesce a fare questo gancio. Commette fallo perché Magarini se la porta sul blocco, fallo fischio, vince solo Menzani. Dunque 7-4-1-0, 7-4-90. Magarini segna anche solo. In questo momento la gara è su, fino al 17, e quindi si trova un doppio vantaggio, massimo vantaggio dell'inizio. Vedete il precedente, dove sei per palla, ma il corso fa un costo, a segnare anche il Rocha, direi, a questo punto che è applausi per lui. 7-4-9-3. Si vuole entrare Gebbia a Costa da 3. Come detto prima, questo anello oggi non è venuto in Italia. E sono due Costa che rimbalza all'interno dell'anello. Magarini guarda Infante che va a segnare. Lo vuole anche la Leiucchi, ragazzi. Dai, no. Sto fanno per l'altro, attenzione, non un attacco.
come dicevo prima, può strappare, non ha chiesto di mollare un po' più, perché se lui deve difendere l'uomo è molto stretto. Linea di laterale, toccare anche di fuori, dunque. Gennaro va anche all'imbalzo, continua a correre sul rimbalzo, Martino prende palla, vuole tirarsi tutti i contadini con la discussione. Che ragazzi! Gioco di gambe, rossa, Gennaro, scaglio di Gennaro, lasciato solo, due punti facilissimi per Gennaro, che porta il solito del 97, sotto 4-7. Ferragalli non guarda Gebbia, non guarda neanche il compagno numero 8 Martucci, non parlano da pochi. Gebbia per Gellera, spalla canestro, palla di solo, assunto giusto, 20 secondi, iscrizione 7-4, 9-7 per la squadra della Luis Roma. Si prendeva con due tiri liberi in favore di Gellera. Gellera deve gol classe 97, che è alto 2006. Prospetto sicuramente, ancora più in grado, quindi vediamo un po', anche se è un po'. Era ancora un po' grezzo, un po' da sgrossare, però mondo dopo. Numero 8. Buon coach Bocchino, allenatore nazionale, giovanile, olimpiano. Lanzani, due punti, e il tiro giù di due punti. Ormai c'è parola di oggi, sarà stato un secondo. E quello è questo il gioco, tanto meno non è che c'è un'interrogazione. 76-98, 15 secondi Cocci alla fine della partita. Provenzani, due liberi per lui, non libero, cioè per lui, buono, un buon completato. 77-98 punteggio, poi per finire a tiro guarda, no, continua a giocare a Luis, che è l'ultimo secondo, tiro corto, già Luis sportivamente continua il tiro, si continua a giocare e ancora il ragazzino segna la prima.